Bene gente, continuiamo a smadonnare in Dark Souls 3 con questa suave colonna sonora che è da inizio alle danze. Continuiamo, allora ci troviamo sempre nella palude velenosa. Siamo alle rovine del forte Farron e eravamo arrivati praticamente fino qua. E, allora io avevo visto lì, vedete che ci sono degli oggetti da raccogliere, però appunto come avevamo visto poi nella parte precedente, se io e poi ci sono anche dei mostri grossi, se io vado lì praticamente vengo tipo avvelenato dalla pozza d'acqua, quindi non so se fare un tentativo, raga, anche se il percorso mi sembra vedete, il percorso mi sembra bello distante. Ho 900 anime, potrei anche provare a buttarmici, volendo. Secondo me potrebbe essere un tentativo. Qui ci sono le tre luci. Cioè le tre luci. Qua diceva che dovevo accendere queste torce per aprire. Visioni di nemico standard. Ok. Quindi devo capire come andare a recuperare appunto tutto quanto. Boh, vaghiamo a caso per il momento, cioè proviamo a esplorare. Oh. È un po' di giorni, raga, che non vado avanti con il titolo, quindi devo un attimo riprendere la mano. Adesso cercherò di giocare in modo più continuativo possibile. Lì si può salire. Perché se no non va bene, raga, no. Cercherò di giocare in modo continuativo fino alla fine. Oh. Veramente di tanito. Lì ci sono quei cosi grossi. Non so effettivamente quanto possano essere pericolosi. Adesso quando vado a salire di livello andrò a sviluppare anche. Lì c'è un'altra roba. Gigantesca quest'area. Gigantesca. Proviamoci. Devo morire contro quel bestione. Tanto vale, leggi il messaggio, tesoro più avanti, di là. Tanto vale farlo adesso con poche anime. Ovviamente devo aspettare sempre che... L'armatura del cavaliere è senza nome. L'avvelenamento me lo son preso. Possiamo vedere di che si tratta. Allora, armatura. Cavaliere senza nome, però non mi sembra. Non mi sembra nulla di che. Quella che ho io è decisamente più prestante. Niente. Restiamo così. Vediamo se mi viene in mente adesso. Magari c'è qualche oggetto che mi può. Perché questa qua mi dà 43 di resistenza al veleno. E questa qua, vediamo, veste da pattucchiere, raga. Protezione dei colpi proprio 0-0, eh. Oh, oh, oh. Vaffanculo. Che è sta merda? Ah, sono sempre loro. Ormai avvelenato, sono avvelenato. Frammento di titanite. Di qua non credo sia. Ma forse c'è qualcosa.
Andiamo, andiamo. Oh, ma mi insegue su. Mi inseguono sti tizi. Oh, merda. No. E tra lì, nasconditi. Nasconditi lì, merda, vaffanculo. Almeno le anime, dai. Vai. Almeno questo. Posso. Ok, allora qua forse. No, con cazzo. Questi mi fanno malissimo. Via. Mi aprono in due, raga. Mi aprono in due tantissimi. E mi lancio tutti questi fottini qua. Via. Non oso andare là in fondo, raga. Là c'è un botto di roba da raccogliere. Lì c'è un botto di roba da raccogliere, però mi spaventa proprio l'impossibilità di muovermi, è quello che mi... Proprio quello che mi dà... mi mette difficoltà, tanto. Che è sta roba? Ah, brodo. Che cacchio ho fatto? Talismano del sole. Si è lodato il sole. Ok. Di qua adesso io non capisco se io ero passato allora. Ho fatto tutto il passaggio di là. Quella è sicuramente un'area non esplorata perché... c'è il gigante, io non l'avevo mai incrociato. Ci vorrebbe qualche amuleto che mi fa correre normalmente sulle acque. Elmo. Un attimo, questo qua potrebbe essere interessante. Elmo. No, era tipo erbalama. Erbalama, ma qua non la trovo affatto. Oh, niente raga, andiamo a vedere chi c'è qua sopra. Sono un po' spesato. Più che altro appunto questo veleno qua mi sento un po' limitato nel... Oh, ma è stupendo. Wow. Allora, raga, quella lì è la cattedrale dove ero qualche partita fa. Allora, facciamoci un giretto. Ok, qua si sale. Allora, parlava di fiaccole, qualcosa del genere. Chi è sto tizio? Ma il lupo, ecco il lupo. Prega presso il vecchio lupo di Farron. Chiedi di entrare nel patto. Oh, uniamoci al patto. Guardiani di Farron. Hai ottenuto prova del patto. Offri erba lama del sangue di lupo. Ah, ecco cosa mi serviva l'erba lama. Non era un'arma. Glielo offro. La tua devozione verso il patto è aumentata. Ah, mo, non ne ho più. Ok. Posso salire anche sulla sua testa? Io vorrei provare ad attaccarlo, sono tentato. Ok, vorrei anche capire cosa hanno scritto quei tizi. E vabbè, niente, proviamo a dare un'occhiata qui. Ascensore. È il momento di Nano. Attenzione.
Allora. Magari ci facciamo anche un girettino sulla torre. Vediamo qua all'esterno dove porta. Tanto ogni tanto ci godiamo anche l'ambientazione, cerchiamo anche di capire dove siamo stati e dove non siamo stati, perché quello è il ponte distrutto e di là tipo c'è il castello. Quindi quando io ho sconfitto il tizio del cancello, il boss del cancello, adesso mi sfugge il nome, quella specie di mostrone gigante, mi aveva tipo portato lì, perché vedete lì c'è il villaggio. Là c'è il villaggio che avevo esplorato tipo al quinto video. Ok? Bello anche cercare di orientarsi un attimo in questo mondo di gioco che è veramente stupendo. Poi c'è questa calma, questo vento. Oh, no, non scappi, non scappi. Vammi subito con la titanite. Andiamo a leggere perché secondo me c'è una parete illusoria qui. Parete illusoria. Sì. Grande, oh. Buono. Solamente 5 valutazioni. Questo se ne merita un sacco. Ceneri del sognatore. Ok. Porta su. Qua si sale ancora? Mamma mia raga, ma da qua c'è una vista stupenda. Felicità. Oh, adesso da qua si vede veramente bene il percorso fatto. Che siano quelle fiamme, che siano quei focolari che ci sono là, forse. Ok, io ero partito da là, ho fatto tutto il giro, per poi arrivare qua. Figo. Non mi piace sto ponte. Visione di morte, infatti. Infatti c'è il nostro amico cazzuto. Sono venuto a morire male. Un paio di coltelli. Merda. Vabbè, però raga, è fattibile, guarda, se li fai vicino. Ahia, merda, è fattibile un cazzo. Vabbè, è fattibile. Perché ascia pesante, wow. Sicuramente non posso utilizzarla ora. Gioca molto sul fatto che, secondo me, che fa paura, tu ti tieni la distanza e poi lui ti massacra di botte con la mazza. E dà anche tante anime, 6.000 anime non sono poche. Oggigiorno. Ah, mi sa che non resta che fare sta stronzata. Buttarsi giù di qua a vedere dove porta. C'è un po' di paura. Perché una volta che scendo giù di qua, raga, io non torno più indietro. E questa è la cosa che mi fa paura. Ecco. Già sono bloccato qua. No. Si passa.
Quel drago lì si... Sapete che quel drago si alza, vero? E mi viene... mi fa malissimo. Merda. Via, levati. Oh merda, si sono risvegliati tutti all'improvviso. No, 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 No! Porca puttana! Ho fatto una gran minchiata. Io, raga, mi sto soffermando veramente tanto a osservare il panorama perché credo sia il più bello realizzato in tutti i Souls che ho giocato. È davvero stupendo. Scusate se sono un po' ripetitivo, però quando veramente mi innamoro di qualcosa tendo forse a andare a ripeterlo all'esasperazione, però merita veramente, secondo me. Mo' adesso questi qua si svegliano tutti. Quindi... Questi qua sono degli stronzi, eh? Sono quattro stronzi. Attacchiamo questo. Ma sono degli stronzi, ma come ho fatto a... a farmi uccidere così? Quella invece, raga, lì non ci sono mai stato. E la palude porta proprio lì. Forse entrando dentro quella muraglia poi posso passare e andare direttamente in quel posto. Saremo più avanti. Il drago flamba, raga. No. No, non puoi scappare, no. Vaffanculo. La tenite mi serve. Scudo col simbolo del drago. La... Oh no, è morto davvero. Non so perché, ma io ho un brutto presentimento che si rialza. Che ho paura che si rialzi all'improvviso. Tipo giù di qua, credo. Senza morire. Bel lavoro, grazie. E boh, qui non vedo veramente nulla da fare, sinceramente. Era una... Oh, che è? Ah, no, niente. Ok, adesso io non mi ricordo più, raga. Torno un attimo indietro all'altare. Perché c'era il tipo che mi spiegava quello che dovevo fare. Era lui. Non mi ricordo più. Era lui. No, dove cacchio? Ma è sparito. Era qui. Mi spiegava le cose. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart. No, aspetta, Ashen One, vediamo. to be on sovereignless souls will Anime, come, and I will no? show thee. Ah, raga, le ho offerto le cenere del sognatore. Mi ha chiesto dove ho trovato la cenere. Oh, yes, Glielo I see, dico. clinging to. Lui invece mi chiede se... di andare in giro a rubare qualcosa oppure se rifiutare. Thank you. Mandiamolo. Ok, a lui posso dare invece il tomo della piromanzia. Yeah. Questo continua a dormire. E noi ci riaddentriamo nella palude, raga. Era bello lassù, era bello colorato qua, sono già pronti a farmi la pelle. Ma non è che qua devo flambare, eh? No, niente. Ma raga, sta palude qua è un bordello, eh. Io sono andato un pochino
sono andato un pochino in giro per cercare di capire. Allora, innanzitutto qua la parte adesso c'è quello lì, speriamo che non mi veda. Penso che arriva. Ma ci sono ste rane qua. Che praticamente se tu entri in questa nube ti provoca maledizione. Se si riempie la barra della maledizione sei morto. Cioè proprio instant. Senza né, senza ma. E qua ci sono altre robe da raccogliere, lì c'è un percorso. Non sono di forti, però. Qui ormai io all'avvelenamento mi sono rassegnato, raga. Polvere riparante. Tanto ormai. Pergamena d'oro. Ok. Non è un mostro questa cassa, vediamo che c'è. Vestito antico, guanti antichi, gonna antica, la gonna non me la metterò mai. Ok. Possiamo anche tornare indietro. Sto vagando a caso, ragazzi, cioè io sto cercando di capire dove andare perché non ne ho la più pallida idea. Ok, allora, lì c'è il falò che avevamo visto prima. E di qua si può proseguire, però è pieno di... Se non altro, raga, vabbè, oh, l'avvelenamento me lo prendo, cioè non è che non posso fare niente. Ci teniamo l'avvelenamento. Proviamo ad andare in giro di qua, cerchiamo di capire un attimo come muoverci. Sembra una cosa inevitabile. No, no. Questo è un problema. Merda. Merda. Merda, merda. Le sparo tutte. Ok, io ero riuscito a sconfiggerlo, raga, sto granchio. Devo solamente... Oh, è Mario. Anello del Drago Eterno. Vediamo, dai, che magari è un anello che mi cura dall'avvelenamento. Assorbimento dei danni. Vediamo. Del Drago Eterno. Ah no, la durata dell'incantesimo. Niente. Allora, bisogna, intanto che tanto sono avvelenato, ci facciamo un giro lì e raccogliamo tutto il raccoglibile. E poi, raga, adesso magari visitiamo qualche anfratto, qualche posto, ma magari mi metto io per i fatti miei a trovare, non so, una strada. E poi una volta che capisco dove andare registro il prossimo video, perché saluta? Devi raccogliere sto coso. Giovane ramo bianco. Corona. Giovane ramo bianco. C'è un problema qua. Ci sono sti tizi grossi. Ok, qua già ci si può muovere più liberamente. Ci sono sti tizi. Ci sono i granchi, gli alberoni cattivi. E lì che c'è? Lì c'è un botto di roba, raga. Sì, lì ci sono tre alberi. Cioè...
come cavolo faccio? Ah, direi di potenziare un po' il vigore che dovrebbe darmi il più resistenza al veleno. Cioè il vigore in teoria dovrebbe darmi una resistenza fisica generale, insomma. Ok, ritorniamo qua. Allora, andiamo velocemente da questi. Dobbiamo farceli tutti e tre, eh? Magari cominciamo con lui. Boh, attiriamolo sempre. Via, via. Ok. E uno è andato. Passiamo al prossimo. Ecco il prossimo. Fanculo. Vai, 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 vai. Buono. Questo è l'ultimo, raga. Cazzo, allora. Cappello di Paris, Paris Hilton. Allora, ritorniamo a rifornirci di fiaschettiasse e poi andiamo a farci un giro là, raga. Qua ormai all'avvelenamento ci siamo rassegnati. Questi qua mi sa che sono quelli stronzi. Ah no. No, non sono così stronzi. Oh, tu saresti seduto. Pergamena del saggio. Nel complesso, devo dire che quest'area, a parte il discorso veleno che è fastidioso, però si sale veramente bene, perché i nemici sono fattibili e danno un sacco di anime, raga. Danno veramente una cifra di anime. Si sale, secondo me si sale davvero bene qua. Allora, lì ci eravamo andati. Io, raga, se l'acqua non è troppo bassa, non ci si può muovere, no, non ci si può muovere. Vabbè, ma qua mi hanno avvelenato, però sarei un po' curioso ad andare a vedere che c'è da questa parte. Però qua mi sa che ritorno... Ritorno davvero prima, cioè. Non mi sembra che ci sia nulla di trascendentale. Vedete, perché qua io praticamente sono nuovamente lì. Qui, lì c'è quello stronzo che mi killava male. E boh, non me la sento. Fanculo, ho capito che cacchio di mosse fa ormai. Oh, qua ci si muove abbastanza bene. Magari ci facciamo un girettino. Tipo sta torre. Sta torre io non l'avevo mai vista. Eh no. Carbone del saggio.
Oh merda. Perché scappa? Ah, ma uccidi i nemici. Grande. No, la viene da me. Porca puttana. Ma scusa, ma... Ma scusa, ma sto tizio. Madonna. Spada oscura, gambali oscuri, occhio rosso inchinato. Adesso la spada oscura la voglio provare, eh. Però volevo sfruttare, dato che sono avvelenato, volevo sfruttare un attimo questi momenti per avanzare, vedere se riesco a trovare qualcosa. Sono completamente disperso, raga. Non so più. Non so più dove sono finito, sincero. Non so più dove cacchio sono. Cioè, ma qua c'ero stato o no? Lì c'è qualcosa da raccogliere. Non sto capendo. Mi sembra di esserci stato qua, però. Oh, un falò. Eh no, non ci sono mai stato allora. Qui c'è un altro falò. Buono. Un rapper brodo. Maledetto bastardo più avanti. Più avanti dove? Non ci sono pareti illusorie. Prova più romanzia. Dai, giriamo un po', giriamo un po'. Musica purpureo. Ecco qua. Si ricomincia a sprofondare. Si potrebbe provare ad arrivare fin là. Vabbè, si sprofonda. Qui ci sono gli alberelli. Ho capito dove sono. Questi raga sono forti solo perché io non mi posso muovere, perché una volta che io acquisisco le mie capacità motorie, queste me li pappo, ma in un batter d'occhio. Merda. Fanculo. Vabbè, ah, sono vicino al farò. Comunque lì io credo di essere tipo dall'altra parte dove qua si sprofonda, dove avevo trovato quel tesoro che ero salito in alto. Vorrei solamente accertarmene per essere sicuro, però penso proprio che sia così. Dovrei provare a salire lì. Se questi sono lontani, eh. Eh sì, vedete? Sono praticamente tornato indietro. Spegni la fiamma.
Oh! Spegni la fiamma! Capito. Ho capito, raga. Ho capito, devo spegnere tutte le fiamme. Ora si accende. Si è accesa una fiamma, devo accenderle tutte. Ok, ci siamo, ci siamo. Il santuario si accende qualcosa, mi permette di arrivare al santuario. Ho capito, perfetto. Bisogna praticamente salire in cima al forte, cercare le fiamme e provare ad accenderla. Questa qua è la prima. E niente, raga, ci salutiamo qua. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi va di supportare il canale con un mi piace e un'iscrizione, fa sempre piacere. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.